Ciao ragazzi, bentornati e bentrovati sul mio canale, il canale di Yank. Io sono Roberto e come sapete in questi giorni ho fatto una prova con il mio SG 907 Pro e purtroppo non ho dato retta all'applicazione che mi diceva che il tempo non era bello per volare. Ho insistito e ho fatto un piccolo crash, il drone si è girato sottosopra perché ha preso una bella forte corrente d'aria e è caduto con le eliche sul terreno, il che ha comportato la perdita di una vite centrale di una coppia di eliche e anche il fatto che adesso un altro motorino, insomma, non gira come dovrebbe, perlomeno le eliche di quel motorino non girano insieme ai giri del motorino. Io vorrei smontarlo e vedere un po' che cosa è successo. Allora, la scatolina è qui, il drone è qui dentro, procediamo insieme. Smontiamo e vediamo se posso ripararlo. Ovviamente prima di continuare vi invito ad iscrivervi sul canale, iscrivetevi anche su questo gruppo, non costa nulla, è soltanto un modo per stare insieme e insomma per condividere insieme queste passioni. Iscrivetevi, vi aspetto anche in questo gruppo. Allora, ecco qui, dovremmo avere tutto l'occorrente perché il drone è qui nella sua borsa e a corredo c'è il suo cacciavidino, quindi il cacciavidino dovrebbe essere sufficiente per verificare insomma quel che è successo. Vabbè, come ho detto nel precedente video, è un bel drone per iniziare, per prendere confidenza con un drone superiore insomma ai 249 grammi. Va bene, allora intanto vediamo in che condizioni è. Adesso vi faccio vedere anche il fatto del motorino che gira e in pratica non si porta appresso le eliche. Questa è la coppia di eliche dove ho perso la vite. E vabbè, devo rimediare, devo trovare una vite perché non sono molto in sicurezza se volo così, quindi dovrò mettere una vite. E poi questo, come dicevo, sono le eliche che non girano rispettando il numero di giri del motorino. Adesso lo accendiamo e così vi faccio vedere che cosa fa. Ecco, come si vede, i tre motorini vanno una meraviglia. Questo invece non segue, le eliche non seguono i giri del motorino. Visto come parte in ritardo. Allora, io ho provato anche ad alzarlo in questo modo. In sostanza, il drone cosa fa? Si piega su questa parte qui perché non ha la spinta necessaria, quindi è inutile continuare. Adesso provo a ripararlo e insomma lo facciamo insieme, ok? Allora, vediamo come posso fare. Intanto tolgo la batteria che non occorre e cominciamo. Cominciamo questa cosa qua. Allora, intanto svido la vite centrale. Eccola qua. Perfetto. Io vorrei vedere se comunque i due perni qui, se riesco a capire che girano alla stessa velocità. Allora penso che non è tanto un problema del perno, perché fa anche una certa resistenza, quindi credo che sia soltanto un piccolo problema relativo al gioco tra questo canalino e il perno. Quindi sapete che faccio? Provo a sostituire le eliche.
Potrebbe essere più semplice di quello che pensavo. Allora, intanto devo identificare che tipo di eliche sono queste. Se c'è una corrispondenza. Qui c'è scritto, allora, se riesco a farvi vedere. Allora, qui c'è scritto A2. Vediamo se ho le alette marcate A2, questa è A1. Vediamo. Questa qui, vedete, è A1. La metto via. Questa è un'altra A1. Questa è una B2. E questa è una B1. Ai ai. Come faccio? Posso tentare di mettere le stesse eliche su questo gruppo. Ci riuscirò? Perché vedo che ci sono delle coppiglie qua. Allora, ci provo? Sì, dai, ci provo. Intanto vediamo se apparentemente se sembra più largo quel canalino rispetto a quello nuovo, che altrimenti è inutile. In effetti potrebbe essere un pochettino allargato, vedete? Non so se si riesce a vedere a video, ma io da qui lo vedo che questa qui è un pochino più larga di questa. Allora io cambio questo gruppo, ci provo. Siamo sperimentatori, no? Allora, è veramente più facile di quello che pensassi. Questo drone è fantastico, anche per la manutenzione. Allora, questo è il canalino, faccio vedere qua, vediamo, accendo anche una luce qui, mi devo attrezzare con questo laboratorio, sto comprando un po' di accessori, ecco qua, vedete com'è? Allora questo qui lo mettiamo qua e adesso prendo questo della A1. Ci vado a mettere. Del resto faceva resistenza il perno qui, il perno bianco faceva resistenza, quindi non è un problema di mancanza di giri di questo perno, ma bensì delle alette che non girano. Evidentemente si sarà allargato questo. Adesso lo proviamo. Beh, questa è, come si dice, manutenzione ordinaria, insomma, dei nostri oggetti volanti identificati, perché prima di ogni volo bisogna controllarli, controllare che le viti, insomma, non siano strettissime, ma ben serrate, e controllare, insomma, tutte le sue funzioni, oltre che la temperatura, il vento e poi la prossima volta se c'è vento non si vola, eh? Se c'è troppo vento non si vola. Allora, a questo punto io ho cambiato il gruppo, ho cambiato questo canalino e le alette sono sempre le stesse, A2. Allora, bisogna inserirle senza forzare perché questo canalino qui esagonale, quindi ha dei spigoli in pratica e vanno esattamente inseriti dove ci sono le scanalature apposta anche di questo qui. Si vede che questo qui l'ho forzato un pochino probabilmente in precedenza e allora vediamo se riesco a inserirlo senza fare nessun tipo di forzatura. Devo trovare il verso giusto. Ecco. È in pratica entrato da solo. Ora inserisco la vite, che la vite centrale, guardate, la vite centrale, la faccio vedere qui, apposta ho messo questo panno bianco, la vite centrale delle alette, quella che ho perduto su questa coppia di eliche,
Sì, le chiamo alette eliche, vabbè, comunque mi riferisco a queste alette, no? Quindi la vite centrale, vedete, è più grande, non posso sostituirla con queste qui, ovviamente. Quindi devo trovarne una esattamente uguale a questa. Accendiamo il telecomando. Via. No. No, ragazzi, non è questo il problema. Ragazzi, procedo qui a vedere che succede. Tanto così il drone non lo posso utilizzare. Però ho idea che per smontare questo devo smontare un po' tutto il corpo del drone. Allora. Quella, guardate ragazzi. Qui c'è polvere anche. Quindi l'usura. Ragazzi, guardate, c'è l'usura della plastica intorno. Vedete quelle macchiettine grigie? È tutta un'usura, un polvere, vabbè, è anche normale perché comunque quando c'è il lavoro. Quindi. Ecco qua. A me pare che questo non faccia più lo stesso giro. Per verificarlo, devo smontarne un altro e vedere come si comporta. Allora, guardate, ragazzi. Vi faccio vedere, spero si veda bene nel video. Allora, se io faccio giro questa rotellina, che è quella che le eliche non girano o girano male, non, vedete i giri che fa questa rotellina bianca non corrispondono a, diciamo così, non fa ingranaggio, come posso dire, non si incastra. Ok, vediamo quest'altra. Se io giro questa rotellina qui, ecco, questa è perfetta. Vedete? Ecco il problema dov'è. Allora, mi avvicino alla telecamera. Allora, mentre questa rotellina bianca fa girare anche questo ingranaggio dorato qua, spero che si possa vedere bene. Quindi questa rotellina bianca fa girare anche quell'ingranaggio dorato e mi trascina le eliche. Quest'altra, che è quella proprio la coppia di eliche che non gira allo stesso giro del motorino, ecco per così dire, guardate che fa. Io giro la rotellina bianca, ma l'ingranaggio dorato non gira. Vabbè, ragazzi, io provo a smontare tutto qua, quello che serve, vediamo un po'. Piano piano, con calma, ecco qua, ecco qua. Allora,
questo è il copriluce posteriore. Il mio intento è togliere questo braccetto. Ecco, ho tolto questo pernetto qui. Beh, francamente non so come si chiama, comunque questo è quello che tiene tutto. Eccolo qui. Eccola qua. Lo toglierò anche da questa parte. Ok. E ora posso sostituire questo forse? C'è ancora qualche vite. Eccolo qua. L'ho fatta. Questa dovrebbe essere l'antennina che va dentro il braccetto, ok. Ora io dovrei sostituire questo e eventualmente poi dovevo anche fare due punti di saldatura. Vabbè, quello non è un problema. Il problema è cosa sostituire di questo componente. Allora, questa non va. Quindi, quello che devo sostituire è questo braccetto. Oppure, vediamo, eccolo qua. Allora, è sufficiente sostituire questo, ok? Adesso io guardo se trovo un pezzo di ricambio. Eccomi tornato, allora riprendo il video che avevo interrotto semplicemente per fare una ricerca su web e trovare il braccetto. Allora, ci sono dei kit di accessori con quattro braccetti o soltanto un braccetto si può acquistare. L'ho acquistato poco fa e mi è costato poco meno di 8 euro. Tutto così completo, è fatto così in tre parti, c'è l'ingranaggio, c'è quest'altra componente plastica, il braccetto. Però io ho acquistato tutto e niente, quando arriverà, poi dovrebbe arrivare a giorni, risistemerò la sua antenna qui e che dire, niente, io spero di poterlo mettere a posto perché comunque è un bel drone, è ben fornito di accessori, si trovano molte parti di ricambio, quindi c'è da divertirsi anche dal punto di vista della manutenzione, come si può vedere. Va bene, allora concludo qui questo video, poi ci sarà la seconda parte dove cercherò di rimontarlo, insomma spero di ricordarmi tutti questi vari componenti qui che ho tolto. Ah, una cosa importante volevo dirvi, se qualcuno dovesse capitare di prendere anche un braccetto di ricambio così come ho fatto io oggi, fate molta attenzione quando fate l'acquisto perché sono specificati i braccetti con delle lettere. In questo caso c'è scritto A, e però A parte posteriore, e poi c'è anche la parte A anteriore, quindi quando eventualmente si effettua l'ordine bisogna stare attenti un po' a quello che si prende, perché non basta leggere A, ma bisogna anche guardare se è quello di fronte o quello posteriore. È tutto, poi ci vediamo al prossimo video quando cercherò di rimontare il drone. Allora, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ancora ad iscrivervi su questo canale se già non l'avete fatto. Se vi è piaciuto anche questo video lasciatemi anche un like, insomma iscrivetevi, stiamo insieme anche in questo gruppo come dico sempre. Ciao ciao!